Perché AT&T, Enrico? Beh, AT&T perché è una compagnia importante, solida, estremamente diffusa in tutti gli Stati Uniti, anzi, e che graficamente offre un livello interessantissimo, ormai prossimo, che rispetto ad altre compagnie, soprattutto noi parliamo spesso, forse anche troppo, di Telecom, perché chiaramente è la nostra, viceversa c'è possibilità di fare operatività su compagnie dello stesso comparto, ma sicuramente più allettanti e probabilmente anche con molti più ampi margini di risalita. Ok, allora io intanto stavo già annunciando che ci andiamo a vederlo graficamente. I grafici sono mensile e weekly, ma non sono questi grafici perché tra poco li mostreremo. Questo è sempre uno degli indici di borsa. Da dove partiamo, mensile o weekly, Enrico? Partiamo dal weekly. Ok, allora andiamo a vedere weekly e diamo uno sguardo graficamente a cosa ci mostra. Eccolo qui. Beh, allora il weekly innanzitutto mostra come sia partito da circa 5 anni fa, dal 2016, un downtrend che ha portato il titolo d'area a $44 ai circa $25-26 attuali, e vediamo come i $24, quindi un'area sostanzialmente molto vicina, sia un livello di doppio supporto di lungo periodo, addirittura a partire dal 2002 e poi dal 2010 i due supporti vadano a essere coincidenti, quindi a formare un'area dove il titolo potrebbe potrebbe con discrete possibilità avviare un rimbalzo di medio e lungo periodo. È un titolo chiaramente difensivo, anticiclico, e quindi anche nella ipotesi che l'aumento dei tassi possa portare Wall Street a faticare, diciamo così, a stornare, un titolo anticiclico sarebbe sicuramente da preferire, quindi $24 dollari sono secondo me da tenere assolutamente sott'occhio. Ok, d'accordo, allora adesso lo confrontiamo naturalmente, questo è il grafico weekly che vedete già inquadrato, lo andiamo a confrontare con un grafico invece mensile. E cosa mostra invece il grafico mensile, Enrico? Beh, nel grafico mensile ho voluto inserire la griglia di Fibonacci che ci mostra come dal punto dei $44 evidenziato con la freccia più grande in alto al centro del grafico, la prima discesa fino ai 36 potesse essere un movimento del 100% di Fibonacci, e poi i successivi movimenti vadano a ricalcare bene, ad attagliarsi con quelli che sono i livelli più importanti della griglia, e vediamo come l'estensione a un livello talmente importante, cioè il 2618 di Fibonacci, quindi un livello aureo, anch'esso andrebbe a corrispondere sempre con area $24, quindi è un livello grafico che potrebbe, per più motivi di analisi tecnica, essere oggetto di ingresso anche delle cosiddette mani forti sul titolo. Okay. E volevo infine dire una cosa che non ho messo nel grafico, che AT&T ha conservato un dividendo sostanzialmente stabile, e quindi se io offro un dividendo ad esempio di un dollaro, quando il titolo vale $44, dare un dollaro di dividendo vuol dire dare un certo ritorno percentuale, ma se io do sempre un dollaro quando il titolo sta a 24, chiaramente è un livello percentuale più alto. In sostanza, attualmente il dividendo di AT&T vale all'incirca il 7%, quindi è un dividendo assolutamente allettante rispetto a tutto il mercato.